La crisi economica da coronavirus ha aumentato i contenziosi commerciali, per questo la Camera di Commercio di Firenze ha adeguato gli strumenti di mediazione. Proprio in conseguenza della crisi pandemica abbiamo accelerato il ricorso, potenziato il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Sono strumenti snelli, tempestivi, molto veloci, come la mediazione e l'arbitrato. In particolare io vorrei evidenziare che abbiamo avviato questo servizio di mediazione per le controversie in tema di affitti commerciali, tentando con professionisti esperti e a titolo gratuito di rinegoziare i canoni di affitto, i canoni di locazione. Abbiamo rivisto il regolamento arbitrale nella logica dello stesso ricorso al digitale, quindi potendo fare anche sedute a distanza. Abbiamo potenziato molto anche la parte di sensibilizzazione verso le imprese e verso i consumatori sulla opportunità, sui vantaggi di queste risoluzioni alternative di controversie. E dalla prossima settimana inizieranno anche dei corsi specifici sull'argomento. Sì, proprio per sensibilizzare le imprese e i consumatori sui grandi vantaggi della risoluzione alternativa delle controversie tramite l'arbitrato e la mediazione, proprio dalla settimana prossima, il giorno 11, faremo un corso di formazione per la gestione del contenzioso internazionale con ospiti della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Il giorno 14 un ulteriore corso di formazione, anche in questo caso su come si gestisce il contenzioso internazionale fra imprese. In particolare in questo caso avremo ospiti rappresentanti della Camera di Commercio Iberoamericana. E infine sono già aperte le iscrizioni per un modulo di più giornate dedicato alla negoziazione e gestione dei contratti, con partenza il 14 di settembre. È stato cambiato anche il regolamento della Camera arbitrale. Sì, è stato cambiato recentemente per apportarvi alcuni adeguamenti che ci sembravano importanti. Allora, innanzitutto vorrei premettere questo, che il nostro regolamento è sempre in modifica, nel senso che questo è proprio uno dei vantaggi dell'arbitrato amministrato, cioè il fatto di avere un regolamento su cui le parti, diciamo, possono fare affidamento, e questo regolamento viene via via aggiornato non soltanto, diciamo, alla luce delle modifiche normative, ma anche alla luce delle esigenze. Prendiamo per esempio l'esigenza dettata dalla pandemia. Noi abbiamo previsto tutta una serie di articoli in cui, diciamo, consentiamo di effettuare l'arbitrato online, e questo è stato particolarmente importante perché ha consentito alle aziende di poter usufruire del nostro servizio di arbitrato anche, diciamo, in periodi in cui non era prevista, ovviamente per motivi sanitari, la presenza. Giovedì 13 maggio dalle 17, webinar su arbitrato e mediazione internazionale, nuove opportunità per nuovi scenari. Un appuntamento organizzato tra FIDRA, Accademia di Contrattualistica Internazionale nata sotto l'egida della Camera di Commercio, e il Centro Iberoamericano di Arbitrato, che hanno stipulato un accordo di cooperazione per la diffusione dell'arbitrato e mediazione internazionale, in alternativa alla giustizia civile ordinaria. Iscrizioni sul sito www.fidraacademy.org o sul sito della Fondazione Forense. Per depositare i bilanci a registro imprese è in arrivo DIRE, una soluzione informatica che sostituirà a breve bilanci online e che semplifica la compilazione delle pratiche, grazie ad una procedura guidata e alla disponibilità di suggerimenti, aiuti e indicazioni sui documenti da allegare e sugli importi dovuti. Per capirne il funzionamento è in programma un webinar per mercoledì 12 maggio dalle 14. Iscrizioni sul sito della Camera di Commercio di Firenze. È ancora possibile presentare domanda di contributo a fondo perduto sui bandi messi a disposizione delle piccole e medie imprese dalla Camera di Commercio di Firenze, su attrezzature e formazione sulla sicurezza epidemiologica in azienda e internazionalizzazione. Tutte le informazioni sul sito della Camera di Commercio di Firenze. Scopri anche le altre novità su www.fi.camcom.gov.it.